Il mio bene in 14 è il morale della gente, cioè, mi rende felice essere felice. Il mio logo, il mio logo mi rallegra molto e rappresenta lo spazio alla felicità. Lo spazio educativo è tante cose. E per non chiudere una definizione, vogliamo punteggiare alcuni tratti e lasciare il resto ai ragazzi e alle immagini. Lo spazio educativo è stato ribattezzato nel tempo Spazio alla Felicità. È uno spazio di incontro dove tutti gli studenti della scuola hanno modo di lavorare insieme, di lavorare tra loro, con i loro insegnanti, gli educatori, ed è uno spazio didattico, educativo, aperto a tutti coloro che vivono e lavorano nella scuola, quindi aperto anche a tutto il personale scolastico. È un luogo dove cerchiamo di dare ad ogni persona ciò di cui ha bisogno per essere se stessa, per diventare se stessa, per esprimersi e quindi per sviluppare la propria identità. Ciao! Nel progetto sono coinvolti studenti del nostro liceo che hanno scelto di approfondire gli studi di tipo umanistico e in particolare le scienze umane. Nello spazio educativo entrano in contatto con alunni che hanno una disabilità complessa, con chi quindi si distingue più di altri per una originalità e diversità, ma che fondamentalmente è uno di noi. No, da questa esperienza sono riuscita ad applicare quello che ho studiato in classe nella vita reale, riuscendo a collaborare con gli altri ragazzi, come per esempio Francesca, rispettando ognuno i propri tempi e quando qualcuno aveva determinate difficoltà, gli altri cercavano di aiutare con le difficoltà, appunto. Quindi dicevamo uno spazio fisico, uno spazio dove possano entrare tutti, anzi in cui in un certo senso devono entrare tutti, non solo gli alunni, i ragazzi, le ragazze con disabilità, ma tutti gli alunni, i docenti e anche aperto al territorio e dunque a tutti coloro che nel territorio portano avanti iniziative educative che possano essere significative per noi. Uno spazio dunque mentale e fisico che lavora nel tempo. Se non rido, tutti ridiamo, cioè tipo io rido, io con il mio sorriso contagio tutti e siamo tutti felici. Abbiamo pure l'orto, facciamo anche la pet therapy, però l'orto è un po' da sistemare.